Ti do una lezione sull'economia della coca. Il più grande errore che fa la gente è concentrarsi solo sul prodotto. Claro, ti serve qualcosa da vendere, ma non è lì che fai i soldi. Un chilo di foglie di coca costa circa $1.50. Con 400 chili di coca fai un chilo di cocaina. Anche quando si arriva alla base della cocaina, un chilo vale solo $1.200 in Bolivia. Però ogni volta che attraversi un confine, il valore aumenta. Una volta in Colombia sono già 2.200. In Messico meridionale sono $12.000. Attraversiamo il confine col Texas e sono 20.000. A New York il nostro investimento di $1.200 ne vale 35.000. Parigi, Londra, 68.000, 74.000. È come un tubo che fa arrivare la cocaina a chi ne ha bisogno. Acqua per gli assetati. Una volta partito, si alimenta da solo. Lavoratori, veicoli, soldi, mazzette. Ma quando il tubo si intasa? Hanno distrutto un altro carico. 7 tonnellate settimana scorsa. 4 aerei quella prima. L'acqua torna indietro. C'è troppo surplus, non riusciamo a proteggerlo. I miei uomini se la vendono a vicenda. Senza muovere il prodotto non abbiamo soldi per pagare. Rapiscono i civili per il riscatto. Troppa acqua. Prendiamo Valeria e fuggiamo. Ci ucciderebbe prima del confine. E allora cosa facciamo? Quando lo scopro, te lo dico. E affoghi. Ho in linea la moglie di Antonio. Sembra nei guai. Passamela. Che pedo, picce puto, siete degli stronzi! Ehi, devi calmarti e parlare lentamente. Sanno che ho parlato con voi. Ora sono morta, cazzo! Dove sei? Mi sto nascondendo in chiesa, ma mi stanno cercando. Non ti muovere, arriviamo. La moglie di Antonio, Gabriela, è nel guai col cartello. Se la salviamo potrebbe dirci qualcosa che ancora non sappiamo. Toglie unità di avvicinamento. Ci muoviamo, dietro di me. E va bene, andiamo. Spara. Occhio, c'è il Santa Branca. Mi bruceranno viva per colpa vostra. Nessuno ti toccherà, promesso. Non è sempre stato così. Quando ho conosciuto Antonio, era dolcissimo. Mi scriveva delle lettere. Nessuno più scrive lettere. Ma lui sì. Lo prendevo in giro. Ora non mi fa più ridere. Il denaro cambia la gente. È colpa di questa vita. Sopravvivi soltanto se hai gli occhi dietro alla testa. A un certo punto smetti di guardare avanti.
Hai un'altra possibilità. Vuoi cambiare vita? Posso cambiare casa, cambiare aspetto. Posso anche cambiare nome, ma non sarà mai una nuova vita. Cazzo, vedo una casa enorme. Benvenuti nella casa della reginetta. Dovremmo andare a fare un saluto. Bowman dice che al momento è impedito. Non rivedrai mai più Antonio. Mai. È diretto in una cella negli Stati Uniti, dove passerà il resto della sua vita. Per i prossimi 70 anni vedrà le stesse quattro pareti, userà lo stesso cesso e parlerà solo con se stesso fino a quando la sua mente, alla fine, cederà. La sua vita è già finita. Tu invece puoi scegliere. Se vuoi, puoi andartene. Anche se sappiamo entrambe che morirai prima di attraversare la strada. Ma se io non sapessi niente? Stai attenta quando attraversi la strada.